Benvenuti a questa lezione del corso di programmazione ad oggetti, in cui parleremo dell'ereditarietà, che è una caratteristica molto importante dei linguaggi di programmazione ad oggetti, e in particolare vedremo come, questa caratteristica è declinata, nel contesto del linguaggio Java. Che cos'è l'ereditarietà? Sostanzialmente è una, caratteristica dei linguaggi per cui una classe può essere definita come un sottotipo di un'altra classe, ovvero ereditare da un'altra classe. La nuova classe che andiamo a definire sostanzialmente implicitamente contiene, si dice che eredita, tutti i membri della classe da cui deriva. La nuova classe ovviamente può andare a arricchire il contenuto della classe di partenza aggiungendo nuovi membri, quindi nuovi attributi, nuovi metodi. E in generale può anche andare a ridefinire alcuni metodi che erano presenti nella classe di base. In generale, il vantaggio dell'ereditarietà è che la classe nuova derivata sostanzialmente contiene soltanto le differenze rispetto alla classe di base, quindi non siamo costretti ad andare a aggiungere o copiare o fare copia e incolla, che è un'operazione che potenzialmente può andare a generare diversi errori. Quindi, che cosa può fare una classe derivata? Innanzitutto può aggiungere. Ad esempio, se andiamo a considerare una classe di base employee, che ha due attributi, nome e stipendio, e un metodo incrementa stipendio, possiamo andare a definire una classe manager che estende, quindi la parola chiave extends è quella che permette di andare a definire l'ereditarietà, employee. Questa nuova classe manager definisce un proprio attributo ManageUnit e un proprio metodo ChangeUnit. Oltre a questi due membri, quindi un metodo e un attributo, la classe manager includerà anche quelli definiti nella classe di base employee. Per cui quando vado a definire un nuovo manager, un oggetto di classe manager, posso chiamare il metodo incrementWage tranquillamente perché, pur non essendo definito direttamente nella classe manager, è definito nella classe employee da cui manager deriva. Quindi, prima caratteristica che posso fare, prima operazione che posso fare con l'ereditarietà è andare ad aggiungere rispetto alla classe di base. Seconda operazione che posso fare è quella di andare a ridefinire. Quindi, immaginiamo la classe employee di prima in cui abbiamo definito un metodo print che sostanzialmente stampa il nome dell'impiegato. Nella classe manager, che come prima estende employee, abbiamo ovviamente l'attributo ManageUnit e vorremmo andare a stampare non soltanto il nome ma bensì anche l'unità gestita. Per cui possiamo andare a definire un metodo print che stampa il nome, virgola, ManageUnit. Ecco, in questo caso gli oggetti della classe manager avranno questa versione del metodo print invece di quest'altra. Quali sono, le ragioni per utilizzare l'ereditarietà? Beh, sostanzialmente il primo aspetto è il riuso. Capita molto spesso di avere una nuova classe che è magari, una versione leggermente modificata di una che già esiste. L'ereditarietà permette di andare ad evitare quello che sono le ripetizioni di codice. Le ripetizioni di codice, quindi eliminare le ripetizioni di codice, mi permette di andare ad avere del codice più localizzato, che quindi permette di andare a identificare eventuali errori e correggerli in un'unica classe, quella di base, che automaticamente è una correzione che viene propagata a tutte le classi derivate. Possiamo andare ad aggiungere nuove funzionalità in quella che è la classe di base e automaticamente le classi derivate ne beneficiano e soprattutto ho il vantaggio di avere non tante implementazioni diverse dello stesso concetto, ma sostanzialmente un'unica implementazione e quindi non ho tante varianti magari incomplete, ma ne ho una sola in quella che è la classe di base. Un secondo aspetto dell'ereditarietà, che è molto utile, è sostanzialmente la flessibilità. Quindi io posso andare a trattare tanti oggetti di classi diverse nello stesso modo. Questa è una caratteristica che si chiama polimorfismo, che sfruttando anche un meccanismo che si chiama dynamic binding, mi permette di andare a chiamare la versione giusta dei metodi ridefiniti all'interno degli oggetti di classi derivate.
In generale, poi l'ereditarietà mi permette di andare a definire quella che è una gerarchia di generalizzazione. Quindi immaginiamo di avere una classe employee da cui deriva una classe manager e da cui deriva a sua volta una classe CEO. Quindi qui vediamo ad esempio employee, manager e CEO e vediamo quella che è la notazione UML per andare a indicare l'ereditarietà, ovvero una freccia con una punta grossa triangolare. Questo significa che la classe manager estende la classe employee. Cosa significa in termini pratici? Possiamo immaginare cosa significa questo andando a pensare a un diagramma di Venn in cui le classi corrispondono agli insiemi e gli oggetti rappresentano gli elementi di quegli insiemi. Dire che manager deriva da o eredita da employee significa dire che manager sostanzialmente è un sottoinsieme di employee. Quindi, gli oggetti che sono oggetti di manager sono ovviamente elementi della classe manager, dell'insieme manager, ma sono anche proprio come conseguenza dell'ereditarietà anche oggetti dell'insieme più grande employee. E lo stesso discorso si può fare con CEO, quindi l'insieme dei CEO sostanzialmente è un sottoinsieme di manager, che a sua volta è un sottoinsieme di employee. Sebbene questa caratteristica ci permette di andare a costruire degli alberi di generalizzazione tra i concetti che noi possiamo osservare nel nostro dominio del problema, attenzione perché è possibile andare a costruire degli alberi molto profondi. Per cui, ad esempio, se andiamo a prendere il fioraio, che è una sottoclasse di venditore, che è una sottoclasse di essere umano, che è una sottoclasse di animale, che è una sottoclasse di specie vivente. Ora, sebbene questo sia sensato in termini di descrizione di un modello del nostro problema, attenzione a quella che si chiama la profondità dell'albero di ereditarietà, Depth of Inheritance Tree, DET. In generale si conta questa ereditarietà, questa profondità, andando a contare quanti livelli ci sono tra la classe di base e la classe derivata. In generale è bene non utilizzare degli alberi di ereditarietà che siano troppo profondi, perché sostanzialmente la comprensione di una classe, soprattutto in fondo al nostro albero, dipende dalla comprensione di tutte le classi che stanno prima, perché ovviamente dentro la classe Flower Seller io avrò attributi e metodi che sono stati definiti quassù in Living Species. Quindi la comprensione di una classe richiede la comprensione di tutte quelle che stanno sopra. In generale, la raccomandazione è di mantenere l'albero di ereditarietà il più limitato possibile e comunque non superare mai una profondità che sia pari a 5. Ecco, oltre 5 diciamo che il livello di complessità di questa struttura e quindi lo sforzo nella comprensione sostanzialmente superano i benefici dell'avere l'ereditarietà che ci dà tutti i suoi vantaggi. In termini di terminologia, normalmente quando abbiamo una classe che deriva da un'altra, andiamo a dire che la classe sopra, quindi quella di base, è la parent class e quella che eredita è la child class. Ovviamente abbiamo visto che l'ereditarietà può essere su più livelli e quindi in generale tutte le classi che stanno sopra sono sostanzialmente delle classi, superclassi, classi antenate oppure classi di base. Quelle che stanno sotto rispetto a una classe data sono sottoclassi o classi discendenti. Andiamo a questo punto a vedere un potente meccanismo che viene reso possibile dall'ereditarietà che si chiama il polimorfismo. Il polimorfismo sostanzialmente, nella sua accezione più semplice, ci dice che quando noi abbiamo un riferimento di tipo T, quel riferimento può sostanzialmente puntare a qualunque oggetto la cui classe è S, soltanto se la classe S è uguale a T, e quindi ricadiamo nel caso tipico che abbiamo già visto prima, oppure se S è una sottoclasse di T. Nello specifico, se andiamo a pensare ai nostri esempi di impiegato e manager, dato un riferimento E di tipo employee, questo riferimento può puntare ovviamente a un employee,
tipico, abbiamo già visto, senza parlare di ereditarietà, ma può anche puntare a un oggetto di tipo manager, quindi o alla propria classe oppure a un oggetto di una classe derivata. Questa possibilità sostanzialmente ci permette di andare a trattare in maniera uniforme oggetti che appartengono a classi diverse, purché queste abbiano una classe base comune. Per cui, ad esempio, io posso andare a definire un array che si chiama team di riferimenti employee e andare a inserire in questo array riferimenti a oggetti sia manager che employee. Quindi vedete che io con un unico oggetto, riesco, un unico array, riesco a fare riferimento a oggetti di tipi diversi. Qual è il meccanismo che ci permette di fare questo? Sostanzialmente è il fatto che employee è la classe di base e manager è una classe che deriva, eredita da employee. Quindi sostanzialmente ogni manager è anche un impiegato, per cui i riferimenti di tipo impiegato che troviamo dentro questo array sostanzialmente possono puntare a un impiegato ma anche a un manager che è un suo caso specifico. Quando abbiamo a che fare con il polimorfismo, noi possiamo andare a sfruttare quelli che sono una serie di controlli. Per cui, ad esempio, a partire da questo array io potrei andare a costruire un ciclo che mi stampa tutti i manager e gli impiegati. Per cui, for employee item in team item.print. A questo punto, cosa succede? Succede che il compilatore in questo caso va a prendere il tipo del riferimento, cioè ha a disposizione soltanto il codice e quindi vede che il IT è di tipo employee e va a verificare se IT è di una classe che include un metodo che si chiama print. Ok? E quindi se andiamo a vedere employee, employee ha un metodo che si chiama print. E quindi da un punto di vista di correttezza sintattica, il compilatore dice che va bene. Perché? Perché tanto siamo sicuri che IT potrà puntare a employee, che è sicuramente un metodo print, oppure a un oggetto di una classe che deriva da employee, che ovviamente avrà anch'esso il metodo print perché l'ha ereditato. Quindi è garantito che qualunque oggetto puntato dal riferimento IT avrà comunque un metodo print. A questo punto, cosa succede in esecuzione? Avviene un meccanismo che si chiama dynamic binding, che sostanzialmente associa quello che è l'invocazione di un metodo con un metodo proprio. Infatti possiamo immaginare che l'invocazione di un metodo sia un messaggio che io mando a un oggetto e il metodo effettivamente richiamato non sia sostanzialmente legato in maniera univoca a questo messaggio. Per cui se io mando un messaggio print a un impiegato, stamperò soltanto il suo nome. Se io mando il messaggio print a un manager, stamperò oltre al suo nome anche l'unità che gestisce. Quindi, come funziona il meccanismo di dynamic binding? Sostanzialmente, in fase di esecuzione, la Java Virtual Machine va a prendere il valore di IT, ovvero l'oggetto puntato da questo riferimento, e va a vedere qual è la sua classe effettiva. Per cui, nell'esempio che abbiamo visto prima, quindi sostanzialmente in questo array, il primo elemento dell'array è un oggetto di tipo manager. Quindi va a vedere se dentro manager esiste una definizione del metodo print. Ok? Potrebbe esserci, quindi nel caso specifico manager ridefinisce il metodo print, oppure potrebbe non esserci, nel senso che il manager potrebbe non ridefinire il metodo print, ma sfruttare quello che eredita da employee. Quindi se è ridefinito e quindi esiste un metodo print dentro la classe dell'oggetto a cui punta IT, allora lo esegue. Se invece quella classe non ridefinisce il metodo, sostanzialmente che cosa fa? Sale, quindi rinaviga questa ereditarietà, va a vedere nella classe di base e se nella classe di base c'è il metodo print, allora lo esegue, altrimenti sale ancora di un livello. Sostanzialmente l'idea è che prima o poi arriverò a un metodo print, perché il compilatore ha detto che la classe employee,
che è il tipo del riferimento IT, a un metodo print. Quindi nella risalita dalle classi derivate raggiungerò prima o poi questa classe qui, che sicuramente è un metodo print. Il meccanismo del dynamic binding è estremamente importante. Sostanzialmente mi permette di andare a trattare tanti oggetti nello stesso modo senza fare nessuna differenza e poi sfruttare questo meccanismo per andare ad eseguire la variante di un metodo che sta all'interno di quegli oggetti. Quindi io posso andare a scrivere un algoritmo generico che è in grado di fare tante cose con oggetti eventualmente diversi, sfruttando il fatto che poi gli oggetti, quando verranno chiamati, andranno ad eseguire una variante specifica del metodo. Questo sostanzialmente è alla base di quello che si chiama il principio di sostituibilità, ovvero che se io ho S che è un sottotipo di T, allora qualunque oggetto di tipo T può essere sostituito da un oggetto di tipo S. Questo è anche quello che è stato formulato per la prima volta da una ricercatrice che si chiama Barbara Liskov, e infatti viene chiamato il Liskov Substitution Principle. Ed è sostanzialmente uno degli elementi fondamentali dell'approccio orientato agli oggetti, in particolare una caratteristica fondamentale dell'ereditarietà. Molto più importante della capacità di andare a semplicemente ereditare e quindi riusare del codice. Questa potenzialità qua è estremamente più importante ed è quella che ci giustifica l'uso molto esteso dell'ereditarietà nella programmazione di oggetti. Attenzione che il dynamic binding, come l'abbiamo descritto prima, funziona per linguaggi fortemente tipizzati, ovvero linguaggi in cui io ho la possibilità nel compilatore di andare a verificare la correttezza e garantire che a runtime il meccanismo di dynamic binding possa poi andare effettivamente a funzionare nella maniera corretta. Esiste un altro approccio che è quello che si chiama duck typing, in cui sostanzialmente non ho un linguaggio fortemente tipizzato, non viene fatto nessun controllo in fase di compilazione e la correttezza dell'invocazione di un metodo viene fatta a runtime. Quindi sostanzialmente l'idea è che non ho più tutto quel meccanismo di sostituibilità, ma sostanzialmente lascio o delego all'esecuzione la verifica che l'oggetto su cui ho chiamato un metodo effettivamente possieda quel metodo oppure una sua superclasse lo possieda. Ovviamente, se non faccio controlli in fase di compilazione, è possibile che io cerchi di chiamare un metodo su un oggetto che quel metodo non ha a disposizione e non ce l'ha neppure nessuna delle sue sottoclassi. Quindi, usare un'ereditarietà basata su un linguaggio fortemente tipizzato oppure utilizzare duck typing ci danno due comportamenti diversi. Duck typing, tanto per darvi un'idea, è il meccanismo che viene utilizzato ad esempio in Python oppure in JavaScript. Non vengono fatti controlli in fase di compilazione e per cui viene tutto delegato a controlli fatti in fase di esecuzione. Quindi è possibile che io scriva del codice, il compilatore non mi dica niente e alla fine mi ritrovi un errore in fase di esecuzione. Perché si chiama duck typing? È un'espressione che si usa in inglese che sostanzialmente dice: If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. Quindi, se sostanzialmente i metodi sono quelli, allora noi assumiamo che sia corretto. È ovvio che questo tipo di meccanismo ci dà molti più errori in fase di runtime e non ci permette di intercettare gli errori in fase di compilazione, che è una delle caratteristiche importanti dei linguaggi fortemente tipizzati come Java. Quindi il meccanismo di dynamic binding sfrutta abbastanza il meccanismo di override, ovvero quella che è una ridefinizione di un metodo che è già stato definito nelle classi di base. Quindi, quando io ridefinisco un metodo, devo ridefinirlo esattamente con quella che è la sua signature originale, ovvero esattamente
il tipo di ritorno e il nome, ovviamente, e il tipo dei parametri. In generale io non posso andare a ridurre la visibilità di un metodo che ridefinisco, però posso fare il contrario, ovvero posso ampliarla. Perché non posso farlo? Perché ovviamente se io mi baso nei controlli in fase di compilazione su quelle che sono le caratteristiche della classe di base, un oggetto di una classe derivata non può mettere privato un metodo che era pubblico, perché il compilatore immagina che quello sia pubblico e quindi sia invocabile. Ovviamente questa regola mi dà la possibilità di commettere degli errori in quanto programmatore, perché un piccolissimo errore in fase di scrittura del codice può andare a definire, può portarmi a definire un metodo che in realtà non è una ridefinizione, quindi un override di un metodo precedente, ma semplicemente un altro metodo che è sostanzialmente slegato. Per fare questo, per ovviare a questo problema, in Java è stata introdotta una notazione che è questa, override, che permette al compilatore di fare dei controlli più stringenti. Sostanzialmente con questo override io vado a dichiarare che il metodo che sto scrivendo è un override di un metodo che esiste nella classe di base o in una delle classi di base. E quindi se il compilatore non trova un metodo fatto così, con quella signature nelle classi di base, sostanzialmente mi segnala un errore dicendo guarda che questo non è un override, probabilmente hai sbagliato qualcosa. Esempio, torniamo al nostro metodo print dentro la classe employee. Se io dentro la classe manager vado a definire un metodo che chiamo print e per sbaglio metto una P maiuscola, cosa succede? Sostanzialmente, con una definizione come questa, il compilatore non mi dice nulla. Semplicemente legge un nuovo metodo, il nome è diverso da quello precedente e quindi lo considera un nuovo metodo. Posso sempre comunque aggiungere qualcosa di nuovo in una classe derivata. Il risultato è che poi, in fase di runtime, quando io penso che funzioni il meccanismo di dynamic binding, ovvero che venga chiamata questa variante per i manager invece di quella di base, mi ritrovo che anche per i manager viene stampato semplicemente il nome e non anche l'unità gestita. Qual è la soluzione che di solito si adotta? È di andare a mettere, quando noi programmatori abbiamo l'intenzione di fare un override, mettere questa dichiarazione e questo sostanzialmente dice al compilatore: guarda, controlla che quello che ho scritto sia effettivamente un override. Per cui se io commetto l'errore di prima, in presenza di questa annotazione, il compilatore mi dice che c'è un errore, perché questo non è un override. Quindi questo metodo, avendolo dichiarato come tale, deve avere la stessa signature di un metodo dichiarato nella classe di base. Abbiamo visto che è possibile tramite il polimorfismo che un puntatore, un riferimento, punti a un oggetto che non è esattamente dello stesso tipo del riferimento, ma deve essere di una sua sottoclasse. E a questo punto è importante capire come è possibile andare a cambiare il tipo dell'oggetto puntato mantenendo un riferimento. E questo lo facciamo tramite l'operazione di cast. Quando abbiamo a che fare con gli oggetti in Java, dobbiamo ricordarci che gli oggetti in Java hanno un tipo ben definito. Quindi Java, come dicevo prima, è un linguaggio fortemente tipizzato. Quindi ogni variabile ha un tipo e il compilatore controlla che vengano sostanzialmente utilizzati i tipi corretti. Per cui se ho un valore floating point e cerco di assegnare una stringa, ho un errore. Se ho un'auto e cerco di assegnare una stringa, in questo caso anche un errore. Posso ovviamente andare a dire al compilatore di fare una conversione. Quando faccio una conversione per i tipi primitivi, quello che avviene è che di fatto il contenuto della variabile viene cambiato. Per cui se faccio un cast di un intero, che è 44, a float, viene proprio cambiato il suo contenuto e viene convertito in valore floating point, che poi viene invece messo dentro una variabile. Il cast ovviamente può essere esplicito, quindi messo in questo caso, oppure implicito.
Ovviamente i cast impliciti funzionano soltanto se io non ho perdite di informazioni, per cui se cerco di fare il cast inverso da float a int, ovviamente il compilatore mi segnala un errore, a meno che non lo metta esplicitamente, allora mi fa la conversione in maniera normale, ovviamente con perdite di precisione, ma assumendo che il programmatore sappia che cosa voleva. Cosa succede invece quando non uso tipi primitivi, ma uso dei riferimenti? Sostanzialmente, io posso andare a prendere un oggetto di tipo impiegato, un oggetto di tipo manager, e posso assegnargli a degli riferimenti del loro tipo, oppure posso prendere un oggetto di tipo manager e assegnarlo a un riferimento di tipo employee. Quindi sostanzialmente faccio un'operazione di cast. Quindi, visto che ogni manager, ogni M che appartiene a manager, è anche un insieme, un membro di employee, ricordiamoci della struttura con gli insiemi e sottoinsiemi che abbiamo visto prima, questa conversione è sempre corretta, quindi il compilatore mi lascia fare sempre e non fa obiezioni. È così corretta, è così garantita essere corretta che normalmente il compilatore non mi richiede neanche di fare un cast esplicito. Esattamente come quando io converto un intero in un floating point e quindi non perdo informazioni, il compilatore mi lascia sempre convertire un riferimento di tipo manager in un riferimento di tipo employee senza nessun problema. Perché? Perché tanto è garantito che un riferimento di tipo employee possa tranquillamente puntare a un oggetto di tipo manager, perché manager è una sottoclasse di employee. Attenzione quando facciamo l'operazione di cast, perché i cast convertono i riferimenti. Gli oggetti non sono influenzati dall'operazione di cast. Okay? Quindi quando io vado a fare un'operazione di cast, cambia il tipo del riferimento, ma l'oggetto resta sempre tale e quale, quindi non c'è nessuna conversione. A differenza di quello che avviene invece con i tipi primitivi, in cui effettivamente quando faccio un cast intero a floating point cambia veramente la sua struttura. Ovviamente io posso andare a fare un'operazione che è fatta nell'altra direzione, ovvero fare quello che è un downcast. Quindi se io mi ritrovo un riferimento di tipo employee, posso fare un cast da employee a manager. Ecco, in questo caso il compilatore può avere dei dubbi perché un riferimento di tipo employee potrebbe puntare a employee e non a un manager. E per le regole del polimorfismo, un riferimento employee può puntare a un manager, ma non è vero il viceversa. Quindi in generale, se pensiamo agli insiemi che abbiamo visto prima, mentre ovviamente esistono degli employee che sono anche manager, esistono degli employee che invece non sono manager e quindi questo cast non è sempre corretto. Ovviamente siamo noi come programmatori a doverci assumere la responsabilità di aver fatto tutti i controlli e di garantire al compilatore che questo cast sia corretto, ovvero che l'oggetto puntato da M in fase di esecuzione punti effettivamente un oggetto manager e quindi che questo cast vada a buon fine. Per questo motivo, mentre l'altro cast, l'upcast, può essere implicito, il downcast deve per forza essere esplicito, quindi io devo per forza metterlo. Se non metto questo cast, il compilatore mi dà un errore. Perché? Perché non può garantire che quella conversione sia sempre e comunque corretta. Perché si chiamano downcast e upcast? Perché sostanzialmente quando io vado a rappresentare una gerarchia di classi, le classi di base sono in alto e quelle derivate stanno in basso. Per cui quando io faccio un cast da employee a manager, vado verso il basso, quindi faccio quello che è un downcast. Mentre invece se faccio un cast da manager a employee, vado verso l'alto e quindi questo viene chiamato un upcast. A cosa servono upcast e downcast? Allora, l'upcast l'abbiamo già visto in funzione prima. Quando io ho un array di impiegati, io posso tranquillamente andare a trattare oggetti diversi come impiegati. Quindi il manager automaticamente viene
upcastato a un impiegato e quindi ho la possibilità di utilizzare un riferimento di una classe di base per andare a puntare a oggetti anche di classi derivate e quindi mi permette di avere un'uniformità di trattamento. Per quanto riguarda il downcast sostanzialmente mi permette di andare a avere dei riferimenti più specifici. Quindi sostanzialmente passo, ho un riferimento a manager, un riferimento tipo employee e voglio fare un downcast a manager. Perché dovrei farlo? Perché sostanzialmente se voglio andare a invocare dei metodi che sono definiti nella classe manager, io questo devo farlo attraverso un riferimento di tipo manager. Ricordiamoci come funziona il meccanismo del dynamic binding. Sostanzialmente, prima di tutto, c'è una verifica che il tipo del riferimento contenga il metodo che è invocato. Quindi se io voglio andare a invocare un metodo che è definito all'interno della classe manager, devo per forza utilizzare un riferimento di tipo manager. Se cerco di fare un'invocazione, ad esempio, a getDepartment, che è un metodo, ad esempio, di manager, su riferimento di tipo employee, sostanzialmente il compilatore mi dice che non esiste quel metodo dentro la classe employee. Perché? Perché il riferimento emp in questo caso è un riferimento di tipo employee. Devo per forza andare a fare un cast, un downcast a manager, quindi passo da un riferimento più generale a un riferimento più specifico e nel riferimento e usando il riferimento più specifico posso a questo punto invocare il metodo getDepartment che è definito dentro manager ma non dentro employee. Attenzione, quando io faccio un downcast sostanzialmente quello che ottengo è che il compilatore assuma che quella conversione sia corretta. Però è possibile che in fase di runtime il riferimento non punti a un oggetto di quella classe. Per cui la Java Virtual Machine, quando c'è un'operazione di downcast, fa una verifica e nel caso in cui non ci sia una compatibilità di tipi, sostanzialmente genera una eccezione a runtime, quindi sostanzialmente viene generato un errore in fase di esecuzione dicendoci che c'è un'incompatibilità di tipi. Per cui se cerco di convertire ad esempio il nostro team 1 che era un impiegato in un manager, in fase di esecuzione la Java Virtual Machine ci dice che c'è un class cast exception, employee cannot be cast to manager. E ovviamente io non sono sempre sicuro di quelle che sono le tipologie degli oggetti, quindi mi sarebbe utile poter sapere a runtime in qualche modo se effettivamente posso eseguire o meno un cast. Per fare questo esiste un operatore che si chiama instanceOf che permette esattamente quello, di andare a verificare se un riferimento punta a un oggetto di una data classe. Quindi, il riferimento avrà un tipo, ma in questo caso io vado a verificare non il tipo del riferimento, bensì il tipo dell'oggetto puntato dal riferimento. Per cui nell'esempio, team 1, instance of manager, mi dice sostanzialmente se l'elemento con indice 1 dell'array team punta a un oggetto la cui classe è manager, o una delle sue classi derivate, ovviamente. Quindi se io metto il downcast all'interno di un if, che verifica questa compatibilità, questo cast sarà sicuramente sempre eseguito se e soltanto se effettivamente il riferimento in team 1 punta a un oggetto manager e quindi questo cast è corretto. Come funziona downcast? Se noi immaginiamo di avere un riferimento employee, un riferimento manager e un riferimento a CEO, tutti ovviamente di classe employee, an employee instance of employee mi ci darà true, ovviamente darà false se faccio instance of manager oppure instance of CEO. Se io ho un riferimento di tipo CEO, ovviamente instance of employee mi dirà vero, instance of manager mi dirà vero e instance of CEO mi dirà a maggior ragione vero. Quindi io ho
un instance of vero se il riferimento è di una classe oppure una di qualunque delle classi derivate. Quindi SEO instance of employee mi dirà vero perché l'oggetto CEO è di una classe che è derivata dalla classe employee. Abbiamo parlato di visibilità quando abbiamo iniziato a capire come funzionavano le classi. Ecco, l'ereditarietà ovviamente aggiunge qualche piccolo dettaglio in più. Esempio, tornando ai nostri impiegato e manager, quando noi abbiamo una classe employee e una classe manager, dove la classe manager estende la classe employee, mi potrebbe far comodo andare a utilizzare nome e stipendio, che sono due attributi definiti dentro employee. Il punto è che se questi attributi sono privati, ovviamente un'altra classe, anche se è derivata, non può accedervi. Per questo motivo, proprio nell'ottica dell'ereditarietà, Java, ma tanti altri linguaggi di programmazione ad oggetti, hanno introdotto un nuovo tipo di visibilità, un nuovo livello, che è il livello protetto. Il livello protetto sostanzialmente mi dice che gli attributi o anche i metodi classificati come protetti sono sostanzialmente simili a quelli privati, ma in più danno la possibilità di essere visti dalle altre classi che derivano da questa classe. In generale, se vogliamo andare a definire una sintesi di quelli che sono i vari livelli di visibilità, ecco, a questo punto li abbiamo visti tutti, abbiamo quello più restrittivo che è private, poi abbiamo il livello package, poi abbiamo il livello protected che abbiamo appena introdotto e poi abbiamo il livello public. Ovviamente public non pone limiti, può essere visto da chiunque. Il livello protected può essere visto da ovviamente la stessa, da metodi nella stessa classe, da metodi che stanno da classi nello stesso package, oppure da metodi che stanno in sottoclassi, ma non da metodi che non sono sottoclassi e stanno in altri package. La visibilità di package, quella caratterizzata dall'assenza di alcun modificatore, mi dà la visibilità ovviamente all'interno della classe e all'interno di metodi, di oggetti, di classi che stanno nello stesso package, ma non a metodi di sottoclassi, ovviamente se stanno in package diversi, perché se stanno nello stesso package hanno la visibilità di package. Infine abbiamo il privato che ci dà la visibilità esclusivamente a metodi che sono definiti esattamente nella stessa classe. Un altro aspetto che avevamo visto parlando degli oggetti e classi è la costruzione degli oggetti e quindi come effettivamente abbiamo la creazione di un nuovo oggetto. Abbiamo visto come funziona l'operatore new, come dobbiamo adattare questi meccanismi in presenza di ereditarietà. Beh, sostanzialmente quando pensiamo all'ereditarietà è come se un oggetto di una classe derivata, ad esempio manager, contenga al suo interno una parte che è esattamente identica a un oggetto della classe di base, ad esempio l'employee. Quindi, sostanzialmente, per poter andare a creare l'oggetto correttamente, il compilatore automaticamente inserisce dentro il costruttore di una classe derivata una chiamata al costruttore della classe di base, in modo che venga costruito il pezzettino che corrisponde a quanto è ereditato dalla classe di base e poi successivamente si ha la possibilità di andare a costruire il pezzo aggiunto dalla classe derivata. Ovviamente l'idea è che prima vengono costruiti i pezzi delle classi di base e poi a salire le parti aggiunte dalle classi derivate. Quindi sostanzialmente, se immaginiamo la classica gerarchia con le classi di base in alto e le classi derivate in basso, abbiamo quella che è una costruzione top-down. Qui, tornando alle nostre classi, impiegato, manager e CEO, dove CEO deriva da manager e manager deriva da employee, quando io vado a creare un nuovo CEO, prima viene chiamato il costruttore di employee, poi viene chiamato costruttore di manager e infine viene chiamato costruttore di CEO. Quindi è una costruzione
dall'alto, quindi da classi più generali, al basso, le classi più specifiche. Ora, qui noi non abbiamo messo nessuna chiamata a quello che è il costruttore della classe di base. Questo viene inserito automaticamente dal compilatore. Quindi il compilatore qui dentro al costruttore di CO metterà una chiamata a questo costruttore, che è quello di default, senza parametri. Attenzione che questo costruttore potrebbe non esserci. Per cui immaginiamo cosa succede nel caso in cui la classe employee abbia un unico costruttore che ha come parametri nome e cognome, scusate, nome e stipendio. In questo caso, dentro la classe manager, il costruttore dovrebbe poter essere eseguito dopo una chiamata al costruttore della classe di base. Ecco, il punto è che normalmente viene chiamato il costruttore senza parametri, anche perché non saprei che parametri passare se dovessi chiamare questo. E quindi cosa succede? In questo caso il compilatore ci dice che c'è un errore dovuto al fatto che la chiamata implicita al costruttore non è possibile farla, perché normalmente il compilatore definisce un costruttore di default senza parametri se non esiste alcun altro costruttore. Se noi ne mettiamo uno esplicitamente, a questo punto il compilatore non definisce più quel costruttore senza parametri. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare, ad esempio, a definire un altro costruttore esplicitamente senza parametri che potrà essere chiamato dal costruttore implicitamente all'interno di manager. In alternativa, possiamo andare a definire noi il costruttore di manager e andare a chiamare quello che è il costruttore della classe di base. Come possiamo farlo? Lo possiamo fare andando a utilizzare questa chiamata super. Super, con le tonde, sostanzialmente mi permette di andare a fare esplicitamente una chiamata al costruttore della classe di base. Per cui, sostanzialmente, quando io definisco un costruttore, automaticamente il compilatore mi mette dentro come prima istruzione, deve essere la prima perché abbiamo detto che la costruzione deve partire dagli oggetti di base, andando poi a quelli derivati, ecco, fa una chiamata di tipo super. Questo chiama il costruttore senza parametri. Ovviamente, se questo costruttore non è presente, viene generato un errore. Noi possiamo ovviamente andare a mettere esplicitamente questa chiamata ed eventualmente andare a mettere dei parametri che verranno passati al costruttore. Quindi mettendo super nw, cosa succede? Che vado a chiamare un costruttore che abbia come parametri una stringa e un double, cioè quello definito sopra. Quindi io posso andare a costruire tranquillamente la porzione che io eredito dalla classe di base chiamando il suo costruttore con questa chiamata super. Attenzione, quando voi andate a costruire delle classi derivate, che ovviamente potete andare a fare delle operazioni di override. Quando voi fate un override, sostanzialmente il metodo che era definito nella classe di base viene ridefinito dal nuovo metodo. A questo punto il nome di quel metodo all'interno della classe derivata corrisponde all'override e sostanzialmente io non vedo più il metodo della classe di base. Quindi se torniamo all'esempio dell'impiegato e del manager, se noi abbiamo un metodo print nella classe di base employee che stampa il nome, dentro la classe derivata io vorrei poter chiamare questo metodo. Però se ho fatto un override, print sostanzialmente è questo metodo. Per cui posso utilizzare la parola chiave super, che in questo caso ha un significato leggermente diverso rispetto al costruttore di prima. Super in questo caso sostanzialmente è un riferimento alla classe di base, quindi super.print fa riferimento al print definito nella classe di base. Quindi io posso richiamare il metodo che ho ridefinito, di cui ho fatto l'override, utilizzando super.
Attenzione, super funziona a un livello solo, quindi io non posso scrivere super super per andare a chiamare il metodo print che è stato ridefinito in employee a partire da una ipotetica classe di base. Quindi super funziona di un livello, per un livello solo. Infine, per chiudere il nostro discorso sui modificatori e la visibilità, è possibile andare a definire un metodo come final. Il punto è che final in questo caso non significa che non può essere modificato, perché ovviamente un metodo di per sé non può essere modificato, ma sostanzialmente vuol dire che un metodo non può essere ridefinito. Quindi scrivere final di fianco a un metodo significa che le eventuali classi derivate non potranno fare l'override di quel metodo. E questo garantisce che, ad esempio, quel metodo non possa cambiare. Questo si fa a volte se in una classe di base io devo avere la garanzia che un certo metodo si comporti in quel modo e non voglio che, anche solo per sbaglio, qualcuna delle classi derivate possa andare a modificare quel metodo. È un caso molto specifico che viene fatto quando io vado a definire delle librerie di classi che immagino verranno poi estese da qualcun altro, che ovviamente non sono io, e quindi voglio andare a mettere per bene i paletti impedendo a chi deriva nuove classi da quelle che io ho definito di commettere degli errori, ad esempio andando a fare degli override di metodi che non sono pensati per essere ridefiniti. Questa sostanzialmente è una panoramica di quelle che sono le caratteristiche di base dell'ereditarietà. Ovviamente ci sono ancora tanti altri aspetti che dovremo andare a esplorare nelle prossime classi, nelle prossime lezioni.